Buonasera. Nella puntata precedente ci siamo occupati dell'effetto dei cambiamenti climatici sui ghiacciai. Oggi rimaniamo in tema occupandoci di permafrost. Il permafrost è quello strato di suolo che rimane permanentemente ghiacciato, non è soggetto quindi al ciclo stagionale di congelamento e scongelamento invernale ed estivo. Il concetto di permafrost non è noto ai più, però nel 2003 c'è stato un evento naturale che ce l'ha fatto venire in mente, ed è stato il clamoroso crollo sul Cervino. Una delle cause di questo crollo è stato lo scioglimento del permafrost, quindi uno strato profondo di terreno gelato a causa del riscaldamento ha perso la sua consistenza dovuta al gelo ed è crollato. L'ARPA studia l'estensione e le temperature del suolo ghiacciato, quindi del permafrost, sul territorio della regione. Noi però facciamo anche parte di una rete nazionale e internazionale. Nello specifico noi gestiamo un database alpino delle evidenze di permafrost e facciamo parte della rete internazionale che raccoglie i dati di tutto il mondo sulle presenze di permafrost. Dal 2003, in seguito al crollo della Cheminée che ha interessato la via italiana di salita, la via normale italiana al Cervino, si è reso necessario iniziare a comprendere quali sono le dinamiche delle pareti rocciose rispetto alla grossa tematica permafrost. Pertanto, a fine estate 2003 abbiamo deciso di iniziare un'attività di monitoraggio del regime termico delle pareti rocciose. Questa l'abbiamo proprio iniziata a valle della Capanna Carrelle, che è stato il settore interessato dai crolli, perché in realtà nessuno ancora era in grado di attribuire al crollo l'origine, una causa certa. Pertanto abbiamo avviato le prime misure di temperatura del regime termico delle pareti rocciose sia sul versante sud del Cervino sia sul versante ovest. Adesso iniziamo a scendere sulla parete sud al di sotto della Capanna Carrelle, circa 70 metri, per installare i sensori di temperatura dentro i fori che sono stati realizzati alcuni giorni fa. Abbiamo quindi ormai una decina d'anni di esperienza di misure in vari settori della parete e progressivamente con il passare del tempo si è reso necessario integrare e migliorare la rete di monitoraggio. Questo perché innanzitutto sono stati resi disponibili nuova strumentazione rispetto alla prima installata in parete, secondariamente perché sulla base delle prime risultanze proprio scientifiche, quindi sulla base dell'analisi delle prime misure, ci siamo resi conto che alcuni sporadici punti di misura non sono sufficienti per
descrivere il regime termico di settori così ampi della parete. Attualmente la rete di monitoraggio è composta da sensori superficiali, da sensori profondi, che sono stati installati entro fori profondi 10 metri e realizzati perpendicolarmente alla superficie, quindi dei fori quasi orizzontali, e questo ci consente di andare in profondità e capire quanto l'onda termica, il caldo estivo che si sviluppa sulle pareti a causa dell'irraggiamento solare, si propaga al suo interno. Il caldo è una delle principali cause di grande tensione negli ammassi rocciosi, soprattutto nelle morfologie estremamente ripide e dove vi è una grossa contrapposizione di regime termico. Ed è per questo che abbiamo scelto il Cervino, che pur essendo, diciamo, non semplicissimo dal punto di vista logistico, presenta una peculiarità unica, diciamo, sul panorama alpino, essendo una piramide che ha una parete sud colpita dai raggi solari, quindi estremamente sottoposta al riscaldamento estivo ma anche invernale, e una parete ovest, una parete nord invece soggetta ai freddi dell'inverno e dove il sole praticamente non raggiunge mai la roccia. Il permafrost è un fenomeno naturale, un fenomeno termico, che si manifesta quando le temperature del sottosuolo rimangono intorno agli 0 gradi o sotto zero per diverso tempo, normalmente più di 3-4 anni consecutivi. È un fenomeno che esiste da migliaia di anni, in Valle d'Aosta è molto diffuso, soprattutto sopra i 3.000 metri di quota, e quindi interessa una larga parte della nostra regione. Ci sono delle differenze se il permafrost si sviluppa su versanti detritici o con erbosi o piuttosto che nelle pareti rocciose. La principale differenza è dovuta dalla presenza della neve, che funge laddove si può accumulare in maniera importante, funge da isolamento rispetto alle condizioni fredde invernali. Il permafrost è molto sensibile alle variazioni climatiche, quindi il suo monitoraggio è importante perché ci aiuta a quantificare l'effetto, appunto, dei cambiamenti climatici sui settori di alta montagna. Qua facciamo un foro, diciamo, superficiale, sono 55 cm di profondità dalla superficie, dove inseriamo una catena con i termometri corta, mentre nel foro da 10 metri metteremo la catena lunga. Nella catena lunga ci sono diversi sensori a diverse profondità e questo ci permette di misurare la temperatura a diverse profondità. Qui siamo sul sondaggio a valle della Capanna Carrel, siamo una settantina, 80 metri circa sotto a valle della Capanna Carrel, dove abbiamo installato una catena termometrica per misurare le temperature della roccia, dell'ammasso roccioso al suo interno, fino a 10 metri di profondità. Il sistema, la strumentazione che impieghiamo è composta dalle catene, quindi da cavi elettrici installati
dei sensori che misurano la temperatura e il sistema di acquisizione, un logger, che acquisisce, che viene programmato e che acquisisce con una certa regolarità, in questo caso ogni mezz'ora, i dati di temperatura alle diverse profondità. Sulla base delle temperature che abbiamo acquisito in questi anni, siamo in grado ora di dare alcuni numeri. Sostanzialmente ciò che misuriamo in queste zone, quindi sulle pareti rocciose delle nostre montagne, è caratterizzato da una grandissima variabilità in funzione della morfologia. Sulla parete sud, dove il sole batte in modo intenso sia d'estate sia d'inverno, raggiungiamo in superficie temperature che superano i 30 gradi, e questo anche in inverno, perché il sole, essendo più basso sull'orizzonte, esercita, diciamo, si porta in modo perpendicolare alla parete e quindi è al massimo della sua efficacia. Sulla parete nord invece, dove ciò che regola le temperature è sostanzialmente la temperatura dell'aria, perché il sole non batte mai, abbiamo temperature che sono assolutamente fredde. Raggiungiamo tranquillamente in inverno i meno 25 e meno 30 gradi, ed estate abbiamo temperature che possono anche permanere per lunghe settimane, nei mesi centrali di luglio e agosto, sotto lo zero. I dati vengono trasmessi sia attraverso la rete GSM, quindi vengono raccolti direttamente dall'ufficio, sia attraverso, diciamo che hanno anche un sistema Wi-Fi che ci consente di fare degli scarichi o degli interventi sul logger direttamente dall'elicottero, quindi non abbiamo più la necessità di ritornare sul sito. Quindi, diciamo, con degli evidenti vantaggi sia in fatto di logistica, di sicurezza e di costi. L'ARPA Valle d'Aosta ha allestito una rete di monitoraggio del permafrost che comprende sia siti in parete rocciosa come sul Cervino, sia siti su morfologie più dolci come a Cime Bianche. I dati ci pervengono in ufficio a frequenza giornaliera, poiché gli strumenti sono dotati di trasmissione GPRS e quindi abbiamo i dati in tempo reale. Il permafrost è sostanzialmente uno stato termico del substrato, sia che questo sia della roccia, del detrito con del suolo, in parte vegetato o non vegetato. Ciò che lo contraddistingue è la temperatura permanentemente al di sotto dello zero. Il termine permafrost deriva proprio da perma, permanentemente, frost, gelato. In realtà, nel corso dei mesi estivi, una porzione superficiale del terreno va incontro a scongelamento, quindi raggiunge temperature al di sopra dello zero, a profondità più o meno importanti a seconda dell'entità del riscaldamento. Perché l'ARPA si occupa di monitoraggio del permafrost nelle zone alpine? Sostanzialmente i motivi sono due. Il primo, perché è un indicatore di cambiamento climatico, cioè essendo regolato dalla temperatura, essendo condizionato dalla temperatura, è evidente che il riscaldamento globale al quale stiamo assistendo in questi anni incide direttamente sullo stato del permafrost ed è in grado di determinarne la presenza e la sua distribuzione, quindi indicatore di cambiamento climatico. Secondo elemento fondamentale è che condizionando lo stato termico e sostanzialmente potendo interferire sulla qualità dell'acqua che è all'interno degli ammassi, perché determina il fatto che quest'acqua presente sia sotto forma di ghiaccio oppure sia acqua liquida, spesso il permafrost è un elemento che può innescare, può essere la causa, la concausa di situazioni di dissesto. Il suo monitoraggio consente di comprendere quali sono le dinamiche e consente di capire qualcosa di più di questo elemento della criosfera e quindi di supportare anche tutte le attività che riguardano il territorio, dalla sua conoscenza in senso lato fino progressivamente alla pianificazione e alla sua gestione. Misurare la temperatura quindi del permafrost e poter modellare la sua presenza e le sue caratteristiche è un elemento di conoscenza fondamentale
per i territori montani. Su tutte le Alpi diversi enti si occupano di fare queste operazioni di misura e di modellistica. Le interferenze che vengono generate sul permafrost sostanzialmente sono legate alla temperatura. Qualora la temperatura del substrato si innalzi, se vi è dell'acqua al suo interno, questa passa dallo stato solido e quindi smette di esercitare quell'azione di collante fra le parti che compongono il substrato, che sia roccia, che sia terra, che sia detrito più o meno fine, e si trova quindi a passare allo stato liquido, determinando delle pressioni negli interstizi delle rocce e consentendo quindi la mobilizzazione di gran parte del materiale. Ora è ovvio che un grosso blocco non può essere mantenuto imposto solo per l'azione collante generata dal ghiaccio presente nelle fessure, ma se questo ghiaccio fonde e quindi determina presenza di acqua liquida, questa sicuramente aumenta la possibilità di destabilizzare questi blocchi. Le pareti nelle quali si misura, si realizza un forte contrasto legato sostanzialmente a un effetto, si chiama effetto 3D, cioè dove la parete sud è irraggiata e quindi su di essa si sviluppano temperature importanti e la parete nord o le pareti comunque più fredde risultano essere soggette a permafrost, quindi più fredde, è evidente che ci sono delle tensioni notevolissime all'interno dell'ammasso roccioso. Questo è causa o concausa dei dissesti che stiamo, o almeno di parte dei dissesti che stiamo osservando sulle nostre montagne, sulle nostre pareti rocciose. Nelle attività sul terreno svolgono un ruolo fondamentale le guide alpine della Valle d'Aosta, che ci forniscono un supporto necessario per la parte di movimentazione in montagna e per garantire la nostra sicurezza nelle attività in parete, su ghiaccio o in altri contesti dove, diciamo, altrimenti sarebbe problematica la movimentazione. Pertanto alcune guide, oltre ad assicurare questa parte fondamentale, supportano anche proprio parte dell'attività tecnica. Di questo ovviamente noi siamo assolutamente grati e in alcuni casi, per esempio come al Cervino, il fatto che ci siano strutture delle guide ci consente di beneficiare di momenti di riposo, come è il caso qua della Capanna Carrel nella quale ci troviamo oggi, fra un'attività sulla parete sud prima di scendere sulla ovest, un po' di meritato riposo. La rete di monitoraggio del permafrost in Valle d'Aosta è ormai una rete piuttosto articolata e prevede dei sensori, degli siti di misura, con evidentemente dei sensori della strumentazione, sui versanti, quindi in zone, diciamo, a pendenza modesta, moderata o lieve. E poi vi è una serie di sensori che è installata in parete proprio per andare a distribuire la conoscenza nelle varie condizioni di pendenza, di quota, di condizione morfologica e di litologia, che è un altro dei parametri importanti nel caratterizzare il regime del permafrost. Il Cervino è uno dei settori più monitorati proprio in seguito alla necessità di comprendere le sue temperature rispetto ai dissesti che ci sono stati in passato. Attualmente la rete è composta da sensori installati a 3000 metri nella zona dell'Oriondè, alcuni sensori a valle della Capanna Carrel a circa 3800 metri, sia nella parte diciamo verso la parete sud sia verso la parte ovest, e dei sensori installati in cima al Cervino, quindi a oltre 4400 metri. Questo ci fornisce un gradiente di temperatura nelle stesse condizioni morfologiche e ci consente di capire qual è l'effetto, per esempio, della quota, dell'esposizione sul regime termico delle pareti. I dati sono acquisiti con dei logger automatici che registrano le temperature alle diverse profondità e periodicamente inviano presso i nostri uffici i dati rilevati. Questo
un elemento importante per ridurre al massimo gli sforzi e le risorse necessarie per portarsi in campo e recuperare i dati, oltre che ridurre al massimo le condizioni di potenziale pericolo e rischio degli operatori in parete. In ufficio ci occupiamo di guardare questi dati, elaborarli, al fine di capire qual è la tendenza attuale del permafrost in Valle d'Aosta. E in particolare lo spessore dello strato attivo e la temperatura del permafrost sono i due indicatori principali. Il grafico ci mostra ad esempio l'andamento dello strato attivo presso il sito di Cime Bianche, in cui si vede una tendenza all'inspessimento dello strato attivo, appunto, che indica condizioni di riscaldamento. Queste condizioni sono anche confermate andando a vedere le temperature più in profondità, a circa 40 metri, dove la tendenza a riscaldamento è significativa ed è di circa 0,1 gradi centigradi all'anno, che si può ipotizzare in maniera molto grezza possa portare a una scomparsa del permafrost sopra i 3000 metri entro una decina di anni. Il grafico che vedete mostra ad esempio l'evoluzione delle temperature del suolo nel tempo fino a una profondità di 10 metri. I colori rappresentano le temperature, i rossi le temperature sopra zero, i blu le temperature sotto zero e la linea nera rappresenta l'isoterma degli 0 gradi, quindi lo spessore dello strato attivo.